Diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia, nel 2003 Giulia Bevilacqua fa il suo debutto in TV con la fortunata serie Un medico in famiglia. E da allora non si è più fermata. L'abbiamo vista in diverse fiction di successo, da Don Matteo a È arrivata la felicità. Ma che fai? Ferma! Mica ti puoi mettere a ballare il limbo con la saracinesca? Sei al quinto mese. Beh, infatti sono incinta, mica paralizzata. Passando per il ruolo di poliziotta che tanto le ha dato e da cui ha faticato a staccarsi. E poi c'è tanto cinema. E c'è ancora. Sei bella. Andiamo, va? Dove andiamo? Come dove? Andiamo, no? Che vuoi? Rimane qua, eh? Alla volta buona, Giulia Bevilacqua. Ciao Giulia! Ciao, allora ci siamo! Ciao! Dobbiamo andare tutti al cinema a vedere. Assolutamente! A vedere te, a vedere Enrico Brignano. Buonasera a tutti! Perché dal 5 ottobre c'è nelle sale il nuovo film Volevo un figlio maschio. Sì. Quanti figli hai nel film? Allora, nel film ne ho 3 e sono in attesa di un quarto. Loro per tradizione decidono di non sapere il sesso. Le prime 3 sono 3 femmine e il papà desidera fortemente avere un figlio maschio. Il papà chi è? Enrico Brignano. E lui desidera fortemente. Loro già ridono su Enrico Brignano, qui ridono, e fanno, capisci? Bene, direi e fate che fanno bene. Bene, un bravissimo attore, un grandissimo comico, devo dire si è creato subito un grande feeling, quindi ma quella è una fortuna divertito. Perché non è detto, no? No, non è detto, soprattutto quando due attori non si conoscono e non hanno mai lavorato insieme, però invece questo è successo già proprio dalla prima lettura, abbiamo capito che potevamo fare un bel lavoro insieme. Siete emozionati per l'uscita di questo film oppure vabbè? No, si è sempre emozionati. Si è sempre emozionati. Beh, sì, se no non faremmo questo lavoro. E c'è ragione Giulia. No, allora no, vediamo un pezzo del film dove protagonista appunto c'è Giulia Bevilacqua. Grazie. Guarda. Sto guardando, non sono cazzato. No, leggi, guarda. Sto leggendo, state calma. Allora, guarda, sono degli scontrini di un negozio a Sutri. No, tu adesso mi devi spiegare che cosa ci va a fare nostro figlio così tante volte a Sutri. Non lo so, non so perché ci va in questa nocineria. Sono tanti scontrini, anche costosi, perché... guarda sta salamella, sembra una gioielleria, non so, 26 euro una salamella, 48 euro un caciocavallo, è troppo 48 euro un caciocavallo. Alberto, con tutto quello che ti ho detto, tu ti preoccupi del prezzo? Oh, ma mica l'ho messo io il prezzo al caciocavallo, l'avrà messo il proprietario di questa norcineria, avrà messo 48 euro, che è un po' caro a dir la verità. Amore, ti sto dicendo che nostro figlio è un toy boy. Un toy che? Allora, Giorgino nostro ha una donna più grande di lui che lo riempie di regali. Vabbè, mamma mia, come la fai grande, esagerata. Beh, le risate sono assicurate. Sì, devo dire che questa scena è stata una delle più divertenti da fare. C'è anche un po' di improvvisazione, quindi insomma devo dire che per quello dico che si è creata una bella sintonia, perché secondo me in questa scena si capisce, sembra veramente una coppia vera, no? Sì, 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 io è vero. Io a volte nella vita faccio queste scene. Beh, tu sei una mamma, una mamma di un figlio maschio e di una figlia femmina. Sì. Ne avresti voluti di più? No, direi che, guarda, poi soprattutto dopo questo film, cioè invito tutti a fare più figli possibili, certo, se ne hanno certo. Le possibilità, ma diciamo che io sono abbastanza soddisfatta così, con 2 sono sufficienti. C'è una grande differenza tra il maschio e la femmina? Le noti? No, diciamo che no, siamo pure un po' stufi di dover rispondere a questa domanda sulla differenza di genere. Sei bacchettona con tutte e due? Assolutamente sì, cioè il carattere è molto diverso, ma è a prescindere dal sesso, diciamo, quindi è più... Con chi è più feeling? Ma guarda, ho feeling con entrambi in maniera diversa, nel senso che Vittoria è più riflessiva ed è magari è più femminile, lei è molto vanitosa, quindi mi diverte giocare con lei, diciamo, dandole spago rispetto a questa sua vena, e invece Edoardo è più fisico, è un bambino a cui piace correre e giocare a baseball pur avendo baseball, solo 3 anni. Ma dai! Sì, è fissato con il baseball. Come sì. Mai? Non lo so, ho visto un film sul baseball e da lì è partito tutto. Sì. Dovete vedere i film della mamma. Quindi tutti al cinema a vedere sì. Giulia e Enrico Brignano con questo nuovo film. Bene, sì. Ci andrò con i miei bambini. Assolutamente, poi ti faccio sapere anche perché cosa è un film detto. Veramente adatto per tutte per la le famiglia. Età, perché parla di bambini, di adolescenti e dei genitori e appunto scherziamo attraverso gli stereotipi sulla differenza di genere per poi arrivare alla conclusione che appunto non sei ci molto sono bella così. Comunque incinta, no, te lo volevo diciamo dire di Giulia no. Grazie.